Mattia, direi che è arrivato il momento della nostra mission. Yes. Siamo partiti per chi, nelle precedenti puntate, siamo partiti a fare un ABC, quindi veramente un abecedario di quelle che sono le basi del mondo cripto, con il vocabolario, no? Di quelle che sono i termini, le parole principali, i tool principali per essere all'interno del mondo della blockchain e del mondo cripto, e siamo arrivati agli exchange che stiamo insomma analizzando uno per uno e di cui raccontiamo un po' la storia e poi come vanno, come si evolvono, sempre super partes, perché che ci piacciono o meno lo raccontiamo, e per questo ringraziamo sempre il team di CryptoHub per aiutarci in questa bella missione, Mattia. Grazie mille, grazie a te per ricordarlo sempre. Allora, continuando sull'onda degli ultimi collegamenti, dove abbiamo visto exchange o comunque in realtà crypto fiat che sono anche app mobile, andiamo a vedere Wirex. Wirex che è Bene. stata fondata nel 2015 con uffici in diversi paesi, tra cui Londra, Singapore e Toronto. Consente la gestione del denaro digitale in modo veloce. Al momento vanta 1,5 milioni di utenti con un volume di transazioni che si aggira intorno al 1,7 miliardi di dollari. Ovviamente, come diciamo tutte le strutture app che funzionano da exchange, aiuta a custodire, trasferire, scambiare valute digitali tramite cellulare o tramite desktop e spendere con la carta, che è questa qua, per chi Eccola. non l'avesse vista, bene, con la carta direttamente il controvalore che tu hai in cripto. Per esempio, se io su Wirex ho 6.000 euro in Bitcoin e devo fare un acquisto di 600 euro, non serve che vada a cambiare, rendermi euro disponibile, semplicemente lo posso fare e il software di Wirex va a prendere direttamente da dove c'è valore e fa lui le conversioni. Ovviamente ad un Bene. prezzo no, non sicuramente conveniente, però per praticità, comodità e spendibilità è un veicolo che comunque dobbiamo segnalare per essere anche coerenti con tutte le analisi degli altri, chiamiamoli Certo. competitor, comunque delle altre alternative. Certo. Allora, si può spendere ovviamente ovunque desideri, con la conversione di valuta istantanea da fiat a cripto e viceversa, come dicevo, e ha anche dei programmi di tracciatura di quelle che sono le spese per fare dei budget da pianificazione e si arriva ad avere un cashback fino allo 0,5. La sua offerta di cashback, che viene chiamata CryptoBack, può essere sotto forma sia di Bitcoin o anche del loro stesso token, quando si ovviamente effettuano acquisti utilizzando la loro carta. Non ha moltissime cripto, dovrebbe avere Bitcoin, penso Litecoin, Ripple, Ethereum e basta, come valute fiat a euro e dollaro. È integrata con Visa, quindi offrono la possibilità ovviamente di aderire al circuito facendo loro a monte quello che è il filtro delle cripto. Perciò vediamo un attimo i punti di forza: conversione in tempo reale, valuta fiat, cripto, commissioni di cambio cripto senza costi, IBAN multivaluta, ecco, mi sono dimenticato, c'è anche la sterlina oltre a euro-dollaro, prelievi bancomat gratuiti su terminali Visa e Mastercard. E questo potrebbe essere anche comunque qualcosa che a livello internazionale, per chi magari si muove, potrebbe essere un plus. Come sicurezza, indipendentemente dal fatto che si utilizzi la Wirex app o solo la carta, hanno implementato una certificazione PCI DSS, Payment Card Industry Data Security Standard, per fornire la miglior sicurezza agli utenti. Ovviamente si può finanziare il conto Wirex con diversi tipi di altcoin, ottenendo anche un servizio personalizzato di rating Trustpilot. Si può depositare e ritirare la valuta e ricevere anche depositi in denaro internazionale. Ora, su questo, portiamo sempre un use case: loro hanno avuto parecchi e svariati problemi.
Ok. Le carte ce le hanno bloccate per un periodo perché dovevano passare o da Mastercard a Visa, non si capiva chi li supportasse. Poi loro hanno fatto la transizione su degli IBAN Great British, UK, giusto un filino prima che ci fosse la Brexit. Ah. Quindi quando è arrivata la Brexit, loro hanno dovuto rimettere in piedi la compliance, sono stati abbastanza fermi. Prima si poteva mandare euro tranquillamente, istantaneamente, gratuitamente tra ogni utente Wirex o comunque farli uscire anche via banca come se fosse un bonifico, non solo una carta. Con questa storia della Brexit e col cambio che hanno fatto, questa cosa qua l'hanno impedita. Quindi, secondo me, però questo è un parere mio, perde di interesse da parte. Io ce l'ho, la mantengo cifre piccole, non vado mai oltre 10.000 euro qua sopra. Piccole spese, diversificazione alternativa, va bene. Però ho diciamo diminuito l'interesse perché chiaramente perde buona parte dell'utilità, soprattutto per chi magari ha anche più conti, deve fare passaggi, gestioni, travasi, diversificazioni, eccetera. È una cosa che non è flessibile, non è veloce e non ha gli strumenti che mi servono, non diventa molto utile. Fermo restando che questo è un parere mio basato su quello che è il mio bisogno. Poi, per determinate tipologie di profili o di persone, chiaramente può essere uno strumento valido, però giusto che sappiate che sul discorso degli euro, questa qua al momento attuale non è per niente il massimo. Chiaro. Come dicevamo prima, c'è il loro token nativo, VXT, la sigla. Il loro token nativo, allora, questa disamina dei prezzi, è molto importante farla. Perché portiamo finalmente un'eccezione che conferma la regola e andiamo ad analizzare una situazione diametralmente opposta rispetto a quelle analizzate finora. Per chi segue i format che facciamo assieme, si ricorderà che tutti i token degli exchange che abbiamo analizzato hanno delle performance dal per 3, per 5, per 10 in su. Wirex, con tutte appunto le incognite, gli accadimenti che vi ho detto, perché non è piacevole avere una carta bloccata, avere gli euro bloccati, essere per mesi e mesi in balia di un IBAN che non si sa dov'è, quand'è, qual è, il Certo. mercato ne ha tenuto conto. Per la prima volta da quando sono ospite a Finanza Now, andremo ad analizzare una history price negativa. Perché? C'è anche Perché? questo, c'è anche Sì, questo. infatti mi fa piacere. Cioè, non che mi faccia piacere per Wirex, mi fa piacere per dare all'utente un quadro molto imparziale e molto oggettivo, ecco, facendo vedere anche quello che non è andato come si pensava. Il collocamento del token Wirex è avvenuto con un IEO il 13 giugno e il 26 giugno 2019. L'hanno fatto tramite l'OK Jumpstart di OKX. Il token VXT 5 luglio 2019 è stato listato su KuCoin, prezzo di apertura 0,038. Quindi siamo il 5 luglio 2019. Il 1 gennaio 2020 il valore era di circa 0,01, quindi ha perso quasi un bel per 3. 1 gennaio 2021 il valore 0,008, a quel punto ha perso ancora un altro 20%. 18 del 4 2021 invece ha toccato il suo massimo a 0,04, quindi ha fatto 2 centesimi in più rispetto al prezzo d'apertura. Da lì, che quando appunto sono iniziati i vari problemi, perché esattamente quel periodo lì, è arrivato il 1 gennaio del 2022 a 0,003, quindi praticamente ha perso buona parte di quello che era il suo valore iniziale. Ad oggi siamo a 0,004, quindi molto molto meno rispetto a quella che è stata il suo collocamento iniziale. Però anche qui, come per i token, chiedo scusa, No, niente, come per i Mattia. token che hanno avuto una grossa salita, in questo caso chiaramente il mercato ha premiato la fase di impasse, Certo. rallentamento, blocchi, eccetera, eccetera. Quindi Bene. insomma. Abbiamo Bene, anche la storia. allora, anche questa è storia, nel senso, anche una case history negativa fa parte.
della fenomenologia dei, insomma, degli exchange, quindi molto bene che riportiamo anche degli esempi che insomma non tutto va bene anche nella finanza così chiamiamola classica, ci sono up and down, questo lo sappiamo molto bene per tutti gli strumenti finanziari, e quindi ancora di più grazie Mattia, grazie al team di CryptoHub per averci portato un altro esempio da inserire nel nostro portfolio di conoscenze e competenze cripto. Quindi Mattia, io ti do appuntamento sicuramente a martedì prossimo per continuare la nostra rubrica. Noi siamo sempre in operatività, cerchiamo sempre di creare delle sorprese, delle cose belle per i nostri telespettatori, lo ricordiamo, insomma, ci saranno, avremo modo di avere qualche esperienza insieme, ma non diciamo di più. E intanto Mattia, ti ringraziamo tantissimo e ti aspettiamo martedì prossimo. Grazie a voi, grazie anche da parte mia al team, e ci vediamo martedì prossimo. Buon proseguimento a tutti. Ciao, ciao Mattia.